Il ministro sudcoreano della difesa Song Won decora la bandiera e i capi dell'ospedale italiano che ha curato i feriti di guerra e assistito la popolazione. Una medaglia anche al cappellano. E alle croce rossine pergamene con doni delle infermiere coreane. Anche l'Italia ha mandato qui riconoscimenti all'abnegazione. Alla vigilia del rimpatrio si ammaina la valorosa bandiera del soccorso. Tra poco festeggerà i 20 anni di Annibale, il più vecchio cane del mondo. La padrona, signora Menotti, ha ricevuto dall'America l'offerta di un vitalizio, $15 al mese, a condizione che del ventenne un veterinario rilasci il certificato di vita. Niente di più facile. Cuore, polmoni e tutto quanto si rivelano brillanti come quelli di un cucciolo. Così, al lume della scienza, attento alla lampadina, dottore, si può ad ogni trimestre rinnovare la dichiarazione. Annibale si contenta di 100 di questi trimestri. Sommersi sotto i ponti di Parigi i ricoveri dei senza casa. Si pesca quasi a livello degli archi. 4 giorni di pioggia e gran parte della Francia si è tristemente mutata. Dove la piena dei fiumi non s'arrabbia, in un paese navigabile, i bivi sono divenuti biforcazione di canali. E il maltempo perdura. Acqua e neve sferzate da venti turbinosi sono previste ancora per parecchi giorni. I fiumi hanno travolto quanto incontravano. Le piazze delle città sono divenute laghi profondi più di 2 metri. Per evitare maggiori danni, la Svizzera ha deciso di aprire le dighe del Rodano verso il lago di Ginevra. Esamina da Ponte Sant'Angelo l'altezza del salto. Ma questo sgomento è romanzesco. Il bolzanese Burati vuole soltanto festeggiare i suoi 20 anni. Dal Tevere Ciriola, famoso fiumarolo, completa le istruzioni. Si pregusta un tuffo di stile. I più celebri campioni di queste prodezze invernali hanno trovato un degno competitore. Ma questo per Burati è più che altro un tuffo reclame. È disoccupato, vuole interessare qualche datore di lavoro. Non intende impiegarsi come tuffatore.